Il primo nemico, La la paura. paura. Questa è bella perché praticamente ci sono delle ricerche, degli studi che fanno vedere che da bambini poniamo tra le 300 e le 500 500 domande domande. al giorno. Più cresciamo, e meno domande ci Cioè, un facciamo, po' ti intimidisci, un po' che è ti una cosa disturbi a fare bruttissima. Che è una cosa domande, ma bruttissima. espandessi. Esatto, è una società che ci dice che non dobbiamo fare le domande, perché se fai le domande fai le figuracce, ammetti di non sapere delle Esatto. cose. C'è il tuo capo lì, alzi la mano nel tuo team, no? Gli dici, ragazzi, che significa CPA? E tutti quanti dicono, come tu? Tu fai marketing, non significa cosa fa CPA? Oh, non lo sai che è CPA, qualcuno me lo spiega che significa CPA. Ho fatto l'esempio del CPA, ma per Però dire, sì, viviamo in un chiaro. contesto nel quale ci dici, no, le domande non le devi fare, perché se fai le domande ti esponi, e se Esatto. ti esponi sei un debole, e se sei un debole allora non ti voglio in team. Invece la Assolutamente. domanda è semplicemente ammettere, che alla fine non sappiamo tutto, facciamo un passettino indietro, ammettiamole delle cose, e come dire, cresciamo, Assolutamente no? facciamo Cresciamo. le domande. E quindi la prima è la paura, la seconda è la conoscenza, cioè la conoscenza qua ti frega, più cresciamo, più sappiamo, più pretendiamo di sapere, questo ci porta a fare meno domande. E questo è un circolo vizioso terribile, e lo fanno le persone che studiano tanto, che leggono tanto, eccetera, eccetera. Ce l'hanno sta cosa di avere la presunzione, no? Avere la Di presunzione di sapere sapere se domande, sono quello che in sala ne sa di più, e mica faccio le domande al ragazzino che c'ha 20 anni, cioè ho 15 anni di esperienza. Questa è una cosa terribile da fare, no? E quindi assolutamente. qua la conoscenza diventa un ostacolo, e quindi anche lì, cioè la devi sbloccare in qualche modo. E qui si collega il bias. Bias, a parte c'è un libro che mi ha detto di uscire adesso. bello, sì. E quello L'autore lo di Traction mi ha fatto un libro leggo bellissimo sul sui bias. bias. I bias, per chi non lo sapessero, sono, diciamo, dei pregiudizi, mettiamola così, che abbiamo Impulsione, dal punto di vista cognitivo. cognitivo. Esatto, che diciamo senza avere tutte le informazioni per giudicare una situazione, la giudichiamo. Questo è il bias, diciamo, semplificando tantissimo. Ce ne sono tantissime, sono centinaia i bias. Forse quello che conoscete è il bias della conferma, che è il più famoso, cioè che quando vi siete convinti di una cosa, dal giorno dopo vi leggete solo cose che confermano quella cosa. Questo è il bias della conferma. Vai a cercare di vedere Esatto, per dire ho quello che ragione, vedi, vedo, ho ragione, lo dice. dice anche questo, e non ti leggi l'opinione di nessuno che dica il contrario. Questo è il bias della conferma, che è uno dei più famosi. Il bias del marketer pure è diventato famoso negli anni, eccetera, eccetera. I bias sono un ostacolo grandissimo alle domande. Perché? Perché ci mettono in quella situazione nel quale dici, vabbè, ma io questa cosa la so già. L'orgoglio è il carico sul bias. Se stessimo giocando a Madonna. brisa, è il cioè. L'orgoglio si abbina al bias che ti fa dire io so di avere il bias, ma quella cosa però ho ragione. Quindi non mi informo perché non ce n'è bisogno, io so di avere ragione per quella Esatto. cosa. Capito? Non è un Io me bias, è stesso, perché me sono quello stesso. che ha ragione, E e ti taglia le certo. gambe. E l'ultimo è il tempo, che è diventata la scusa di tutti quanti per qualsiasi cosa, e non ho tempo. Non Figurati ho se ho tempo tempo. per farmi le domande o per Esatto. fare le domande. Oppure no.